Il sole tramontò 4 volte sul suo viaggio e alla fine del 4º giorno, che era il 4 di ottobre del 1943, il marinaio nocchiero semplice della Fur Regia Marina, Gria Cambria, arrivò al paese delle femmine, sui mari dello Scile Caritti. Nel paese delle femmine regnava una specie di pestilenza. C'era un silenzio cupo cupo, gravido di malauguri, come se lo avessero murato tutto intorno con la calce. Si aggirava sperso nel groviglio nero, confondendo aria e pietra di tenebra. Camminava in punta di piedi perché nessuno lo sentisse e perché lui sentisse il mare. Andò a sbattere contro un gran mucchio di ossa. Mucchi e mucchietti d'ossa si accatastavano come cataste di rughi. Si ramificavano come pali di fichi d'India o di corallo. Espandevano intorno una luce che non era luce, ma qualcosa come un lunio lunare nel doppio nero dell'arena e dell'aria. Si sentì come un bussare alle porte, un colpo di tosse, una paroletta, un sì o un no, uno scoppiettare della legna. I rumori circolavano come in caverne, gli arrivavano all'orecchio da ogni lato. Poi sentì sulla faccia un respiro, come il respiro di un grande animalone. Gli soffiò all'orecchio, gli si girò tutto intorno come un filo di bava, giri e giri di bava che si pietrificava. Un respiro che occupava ogni